saluti da il Amazon dell'Amazon dare il benvenuto ad Angelo Vaira e a Massimo Stordi. E... Qual è l'argomento di questa sera? L'argomento di stasera che tra... verrà trattato nel libro è l'alimentazione nel buddismo. Riguardo a quale tematica principalmente? Il consumo degli animali, il consumo di carne. Io sono vegetariano da ormai da 12 anni. Ed è un argomento a lungo dibattuto quello del consumo della carne nel... sia nel mondo laico, quindi fuori dal campo delle religioni, sia anche all'interno del buddismo. E... Credo principalmente che al di là della scelta di consumare o di non consumare carne, ci debba essere una presa di coscienza rispetto alle azioni che ognuno fa. Quindi. Ritengo che uno possa mangiare carne ma deve essere consapevole degli effetti delle proprie azioni. Ehm, tapparsi gli occhi, eh, girarsi dall'altra parte eh, e far finta, di quello che, eh, far finta che le proprie azioni non hanno un impatto, eh, lo si può fare ma sarebbe importante dall'altra parte prende, prendere consapevolezza. A volte mi viene anche in famiglia spesso delle discussioni rispetto a questo campo perché i miei genitori non sono vegetariani, io sono vegetariano. E tante volte la mia risposta mi è data è stata: eh, però se la carne non viene, eh, se l'animale non viene ucciso strettamente per il mio consumo personale, io non ne, non ne sono, non ne rendo partecipe rispetto al processo dell'uccisione. Eh, questo è un, un campo molto dibattuto, io da ingegnere gestionale. Eh, ho studiato molto i processi produttivi e uno dei processi produttivi è la produzione della carne. Le aziende producono, hanno diverse, diverse modalità di produzione, o a domanda, oppure vengono prodotti i servizi o qualsiasi tipo di prodotto e poi viene consumato. In ogni caso il consumo della carne e la produzione della carne si basa sulle previsioni di vendita, come qualsiasi tipo di azienda. Prevede, prevede che vengono eh, consumati il prossimo mese un esempio, due tonnellate di carne quindi su quella previsione vengono abbattuti tot capi, quindi il fatto di eh, sentirsi un piccolo numero in un grande meccanismo che è la produzione di, intensiva di carne eh, è vero se è un piccolo numero proprio fai, fai parte del di un numero che è più grande quindi anche se le proprie azioni sembrano avere un impatto nell'immediato no? di uno valso per il mercato compra una fetta di carne in un vassoio ti sembra che, che non fai parte cioè se invece ne fai parte perché fai parte di un numero fa parte di una previsione e su quel numero eh, vengono abbattuti tot i e capi non per nulla negli ultimi anni eh, se uno valso per il mercato Vediamo sempre di più degli angoli vegani, vegetariani, hamburger di un certo tipo. Perché? Non perché il supermercato si è svegliato, si è, si è sentito etico. <ride> è perché semplicemente hanno visto che vengono consumati di più hamburger vegetariani. E quindi vengono prodotti più hamburger vegetariani. Stesso meccanismo uguale per la carne. Quindi questo era un mio punto di vista che volevo introdurre da da ingegnere gestionale e, um, però poi lasceremo la parola ad Angelo e a, e a Massimo che tratteranno il libro e il tema del consumo della carne da molti punti di vista volevo introdurre anche Angelo Angelo Vaira è prima di tutto un grande amico ci siamo conosciuti da due o tre anni direi due, tre anni ci accomuna una forte passione per, per gli animali Angelo è legatissimo a tutti gli esseri animali, in particolare al cane, che, per cui, con il quale lavora. Io ho una passione per, per i cavalli. E abbiamo un approccio similare che è l'approccio cognitivo-relazionale. Eh, Angelo si può dire che è il fondatore dell'approccio cognitivo-relazionale legato al mondo cinofilo. È studioso di neuroscienze, di psicologia, è un coach sulla relazione con il cane, scrittore... Ha fondato la scuola di Pink Dog, e da anni ormai eh, porta avanti il cammino per gli animali di cui ho fatto pic una piccolissima parte di cammino l'anno scorso a settembre. E... È un buddista praticante, è conosciuto la Manzo Parimpoce, e nella sua relazione con la Manzo Parimpoce si è. Credo che Angela abbia proprio dedicato la sua vita a. Al mondo animale, alla relazione, al, al rispetto, e soprattutto al trasmettere quello che lui sente come rispetto per gli animali a tutte le persone. Quindi, e soprattutto ha scritto la postazione di questo libro: trattando argomenti dei libri da molti punti di vista, dal punto di vista salutare, etico, ambientale. E quindi, penso che questo argomento sia un argomento dibattuto, ma Molto molto interessante e quindi lascio la parola ad Angelo. Grazie a tutti, buona serata. Okay. Okay. E volevo presentare Massimo, ma tutti quanti lo conoscete. <ride> Beh, buonasera e con... grazie di essere venuti. Voglio ringraziare in particolare Valerio, il direttore, perché praticamente ha fatto quello che dovevo fare io. Quindi io so sono. Grazie Valerio. Dunque, è vero, ha presentato Angelo. Allora, quindi sarò, sarò breve a maggior ragione. Il, ehm, io sono monaco da 40 anni, 40 anni circa, quindi ho, ho vissuto anche nei monasteri, non in Tibet, nei monasteri tibetani in India, quindi conosco la, la loro dieta. E comunque, il, come, come ben sapete, la questione è molto dibattuta e ancora dibattuta circa il, il consumo della carne nel, nel, per quanto riguarda il nel mondo buddista, possiamo dire questo. Il, il Buddha Shakyamuni ha, si dice che ha dato 84.000 tipi di insegnamenti. Il, alcuni di questi possono essere contraddittori fra di loro, apparire contraddittori perché comunque lui si rivolgeva eh, in rapporto a chi si trovava davanti, per cui non è che le stesse cose le possiamo dire a tutti quanti, per cui a, a qualcuno diceva un una cosa, all'altro un'altra, in modo poi da poter, come dire, aiutare il, la persona a, insomma, a crescere così. E eh, per cui per, ci, ci sono eh, Sutra del Buddha dove Buddha parla, parla del, del mangiare la carne, i monaci stessi, el, eh, almeno eh, per quanto riguarda il sud est asiatico, si nutrono facendola questa. Quindi quello che gli avevano offerto doveva essere mangiato. E, e quindi questa consitudine: cioè quindi per i buddhisti, almeno. In generale e in accordo al diciamo a un certo tipo di insegnamento è una cosa è normale questo è normale ovviamente ci sono altri altri sutra in, nei quali Buddha invece dice assolutamente il karma eccetera eccetera Se il Buddha fosse qui oggi, cosa direbbe a questo scopo? A questo proposito? Secondo me quasi certamente andrebbe nella direzione del rispetto di tutti gli animali, di tutte le forme, quindi anche di non uccidere, di non uccidere o comunque... Che il cibo oggi c'è una consapevolezza diversa, ma anche una comunicazione diversa. Per cui oggi, per dire è facile: se Monaco va a fare la questua cioè uno lo sa, lo sa già, no? Come, cioè, come, dire? Per cui, a mio parere, Buddha Shakyamuni oggi direbbe questo. È anche vero, riflettevo quando sono sentito dal Dalai Lama, che è il nostro, la suprema autorità. Lui stesso dice che lui mangia carne, lui ha avuto indicazioni dal suo medico che ha provato, è stato per diversi un tot di tempo vegetariano, poi ha avuto un tipo di malattia, il medico gli ha detto guarda, non puoi, non te lo puoi permettere, quindi mangia la carne. Cioè, devi quindi, non è che non la mangia tutti i giorni, però ogni tanto eh, si, si nutre di carne. Quindi, è, voglio dire è un tema molto molto come dire ampio e si può discutere quanto si vuole e quindi poi ovviamente poi passo, passo la, la parola ad angelo e qui anche perché poi spero e immagino che ci sia anche una ci siano anche delle domande per lui e, e quindi ecco secondo me questo è un po il punto cioè il, il discorso della, della carne oggi all'interno di quello che è il mondo buddista, no? considerando i tempi in cui siamo, e ovviamente il, questo tipo di consapevolezza che chiaramente è ancora fa fatica comunque nei monasteri, per esempio nei grandi monasteri, da diversi anni è bandita l'utilizzo diciamo, della carne nel, nella, per la comunità monastica. Prima, prima vi era in Tibete. Come, come potete immaginare, a 3.000-4.000 metri, o mangiavi quello, o mangiavi quello. Cioè, quindi, eh, eh, quindi oggi non è più così, è molto più facile a, approvvigionamento di, di, di vegetali e di, 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 altri, di altri, eh, altro cibo. Quindi, questo, quindi ci sono st beh, periodi storici no? che dobbiamo prendere in considerazione, e ripeto, oggi Buddha oh, Shakyamuni, penso che la... Insomma, direbbe, sì, mon o monaci e, e praticanti, astenetevi. Poi, a proposito di questo, di questo, sh questo Shabtar Rinpoche, che è un, questo grande lama, che ovviamente la, siamo qui perché il libro è, è tratta delle, delle, sue, delle sue analisi, delle sue, della, sua, ehm, della, della sua pratica, comunque voglio solo brevemente sulla sua biografia, che comunque trovate però, Oh, C'è una, una, due righe che, che dice, lui dice, nulla mi trattiene ai luoghi in cui sosto. Quando parto non ho nulla da lasciare. Ovunque io mi trovi nessuno mi chiede da dove vengo o dove sono diretto. Io, lo yogin, quindi meditatore, eh, rinunciante, sono felice. Questo è Shabbar Rinpoche e ora tocca a te. Grazie. A uh, mi sentite? Sì. Dunque. Oh, boh, boh, boh. Ecco qua. Dicevo, benvenuti a tutti. In particolar modo, ci sono una ventina di persone che domani cominciano un ritiro. Anzi, lo cominceranno stasera appena dopo questa conferenza. Ci tratteremo un attimo per le istruzioni del ritiro che stiamo per fare. E, quindi perché sia un po' chiaro a tutti perché siamo mescolati in questo modo, sebbene tutti interessati all'argomento, eh, domani comincia un ritiro che mette insieme il Dharma uh, e la relazione con gli animali, perché la relazione con gli animali è una via privilegiata. La relazione con gli animali è una via privilegiata all'illuminazione perché dal momento che tu conosci molto bene il modo in cui loro si sentono, come pensano e hai un rapporto con loro, questo agevola la compassione e la compassione è la radice del Dharma. Quindi ci occuperemo nei prossimi giorni di corpo, cuore, mente e spirito che sono quattro dimensioni della, del nostro vivere, della nostra psiche, del modo in cui ci possiamo relazionare agli altri e appunto in quello che noi occidentali chiamiamo spirito, spiritualità, è contemplato il cosiddetto Dharma, cioè gli insegnamenti che il Buddha ci ha lasciato per diventare Buddha anche noi. Gli animali quindi sono importanti non soltanto in quanto esseri che possono soffrire, ma in quanto anche piccoli Buddha, ovvero esseri senzienti che hanno già il potenziale per diventare Buddha. E il nostro compito, diceva la Mazova Limpoce, è aiutarli già in questa vita, mentre sono in relazione con noi, a progredire, ad avere una connessione con il Dharma, a muoversi in quella direzione, in modo che nella prossima vita possano avere una rinascita favorevole, meglio se umana, meglio se in contatto con il Dharma, perché quando saranno diventati dei Buddha, potranno aiutare infiniti esseri, a loro volta, ad estinguere la sofferenza, diventando Buddha a loro volta. Quindi la relazione con l'animale... è la possiamo vedere a, su più piani. Quello proprio basico è comprendere che l'animale soffre. Cioè, oggi non è più un, un dibattito, ha ah, o no una coscienza, può o no non soffre, cioè, Ormai oggi lo sappiamo. Peraltro, in questo libro, in appendice, l'editore Nalanda, nella persona di Carolina, vi ha messo la dichiarazione di Cambridge sulla coscienza. Cioè nel 2012 degli eminenti scienziati di fama mondiale si sono riuniti e hanno scritto questa dichiarazione per chiarire a tutto il mondo non è che vi venga in mente ancora di parlare se gli animali abbiano o no una coscienza. Se possano o non possano soffrire, ce l'hanno, soffrono, quindi state attenti a come li trattate. E quindi lì magari chi non è um, interessato ad un percorso di Dharma come penso tutti in questa sala, la maggior parte di noi semplicemente in coscienza si, si può chiedere, ma ho voglia o non ho voglia di regolamentare, di organizzare la mia alimentazione in base a quale impatto abbia sulla sofferenza di altri esseri. Una persona, anche se è completamente materialista, anche se non crede in nulla, o anche se appartiene ad altre religioni, se è, credo, lungimirante, uh, saggia, intelligente, si fa delle domande. Si chiederà quale impatto hanno le proprie azioni sugli altri, e quindi si può chiedere, ma che, che impatto ha il mio mangiar carne sugli animali. Ora il problema qual è? E qui salto direttamente alla vado proprio dentro la, la presentazione del libro. Come nasce questo libro? Questo libro nasce da tanti. Avete presente quei giochi che vi mettono sulla settimana enigmistica in cui bisogna unire i puntini, no? C'è il primo, il secondo, non capisci ancora. Ma man mano che procede invece il disegno diventa sempre più chiaro. Allora, tempo fa, nel mio percorso di Dharma, a un certo punto incontro un libro di fotografie di Oliver Folmy. Forse tanti di voi ce l'hanno un po' a casa. Avete presente Offerte, no? che vi dà la fotografia bellissima e la citazione del maestro. Sulla fine di questo libro, proprio in fondo in fondo, c'erano due maniche così giunte no? come in preghiera e dicevano quando avrai, uh, avrai il perfetto controllo su corpo, parole e mente, godrai della perfetta felicità, Shabkar. E io dissi ma chi ha chiesto Shabkar? Non, non lo conosce, non lo sapevo proprio. Però mi impressionava la semplicità di quello che lui aveva scritto, facile da ricordare, e il fatto che fosse stato scelto di metterlo come chiusura di questo enorme volume di fotografie e citazioni. Molti anni dopo, eh, frequentando l'istituto, mi parlano del dottor Nida, medico tibetano, anche lui insegnante, per via di tutta una serie di vicissitudini, lo incontro, decido di andarlo a trovarlo, mi riceve a casa sua, così, e gli racconto quello che faccio con gli animali, gli racconto dell'incontro con la Mazoppa Rinpoche, cioè che è stato il direttore spirituale di questo centro, così grande amante degli animali, e lui mi fa, il tuo percorso, perché io ho preso rifugio dal Karmapa, ho avuto come insegnante poi Namkainor Kain Poi ho incontrato la Mazopa che ha ulteriormente dato una direzione alla mia vita, e lui mi fa assomiglia molto a quello di Shabkar, lo conosce Shabkar. Io ho detto oh, Shabkar, Shabkar. Mi, mi è venuto in mente quella, quella citazione: ho detto, chissà se è la stessa, la stessa persona. Fa Perché lui era rimè, cioè un. Oltre il, il settarismo, prendeva diversi lignaggi e vedeva quali sono gli insegnamenti comuni a tutti. E diceva, poi lui amava moltissimo gli animali. È stato il primo yogi vegano del Tibet. E ma in Tibet vegano, come fa? Che mangia? Cosa, cosa, cosa si ciba? Ed effettivamente nell'introduzione del libro, fatta magistralmente dall'editore americano, trovate anche queste riflessioni. Cioè, lui e i suoi allievi, Shabkar, vivevano in Tibet, dove la carne non si trova. E a volte vivevano una penuria che metteva anche in condizioni di salute non buone loro stessi, ma pur di non cebarsi di animali, continuavano con la loro scelta etica. E quindi lui dice, dovrebbe, dovresti approfondire Shabkar, vai a leggerti la sua autobiografia. Vado a prendere su, sull'autobiografia di Shabkar una cosa così, molto interessante, piena di canti, poesie. E poi vedo che lui ha scritto un altro libro, food for, food libro, Food for Bodhisattvas. E' beh, è interessantissimo, fammelo prendere. Quindi comincio a sfogliarlo e naturalmente mi scontro con la mia difficoltà di leggere in inglese. Lo leggo in inglese il libro, però non è come scriverlo in italiano. Io ho detto quanto sarebbe di beneficio se fosse scritto in italiano questo libro. Quindi contatto Nalanda e dico, questo libro è importantissimo perché poi è al centro del dibattito attuale. La relazione con le altre specie è il tema del nostro secolo. Avete presente il cambiamento climatico? L'ecologia, abbiamo fatto fuori in 40 anni più del 40% delle specie viventi su, in 60 anni, scusate, più del 40% delle specie viventi su questo pianeta per la nostra avidità. Pensando di averne diritto, e questo ci sta tornando contro come un boomerang. È importante quindi per la formazione dei nostri bambini, per la nostra felicità, la relazione con le altre specie, è quella cosa per cui tu dici ma perché devo essere gentile o empatico soltanto nei confronti degli esseri umani? Poi ti guardi intorno e vedi che dopo il Covid siamo ancora meno empatici con gli altri esseri umani. E la salvezza è costituita proprio dall'essere empatici nei confronti degli animali, per due motivi. Il primo è che ci sono degli animali che ti perdonano tutto. No? I nostri cani spesso che tu sia alto, basso, bravo, non, non bravo, che tu mangi carne o no, ricco o povero, dice amore incondizionato, un campione di amore incondizionato. E quindi ti insegna delle cose questo. L'altro è che se riesci ad essere empatico e compassionevole nei confronti di un essere che è così lontano da te, no? da come tu pensi, da come tu vivi, dagli altri esseri umani, beh forse di ritorno hai una via privilegiata per essere empatico e compassionevole anche nei confronti degli esseri umani. E quindi come è nata la cosa che ho chiesto appunto a Nalanda di fare questo, vi prego, vi do una mano anche dal punto di vista economico. Quindi ho telefonato alla mia collaboratrice e socia, Manu, che sarebbe dovuta essere qui con noi stasera, ma purtroppo ha il papà che non sta bene, quindi siamo in contatto anche per questo. E le ho detto, che ne dici di da fare una donazione ad alanda per poter pubblicare questo libro, lei, ovviamente sapevo già la risposta. Sì. Via. Quindi ok, dai, ingaggiatelo per traduzione, ma ti va Angelo di fare una, un piccolo saggio, qualcosa, visto che tu lavori con gli animali potresti parlare di queste cose qui anche della cognizione degli animali, quindi la dichiarazione di Cambridge, Cambridge della coscienza, ma anche da praticante buddista, tutti gli alibi che noi ci raccontiamo ci raccontiamo quando scegliamo di continuare a mangiare carne, cioè il movimento che succede normalmente quando tu entri a far parte di una comunità buddista come quella dell'Istituto Lamazon dell Kappa, che, in cui la compassione diventa la radice di tutta la tua pratica, tanti maestri ti dicono: Vuoi trasformare in Dharma tutto quello che fai dalla mattina alla sera? Qualsiasi azione tu scelga di fare, falla con compassione. Opera oh, le tue scelte su, sulla base di questo, cioè quanto è di beneficio agli altri? A maggior parte degli esseri. No? E in tutte le nostre meditazioni c'è sempre tutti gli esseri: voglio essere di beneficio a tutti gli esseri, voglio diventare Buddha per essere beneficiato a tutti gli esseri, tutti gli esseri, tutti gli esseri, tutti, 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 tutti gli esseri, non la mia famiglia, non i miei cani, non gli, gli italiani. Tutti, e la mazzoppa diceva tutti, anche il più piccolo moscerino che mai neanche vedi ad occhio nudo. E allora lì ti scontri a un certo punto dici, ops, tutti, tutti. Cioè, ma quelli che mi mangio anche loro? E allora cominci ad interrogarti. È però è necessario mangiarli, perché ne va della mia salute. Poi ascolti Irene che ti fa la scelta vegetale e dici, no, che ha la salute... Via, nuoce alla salute, non fa bene. A meno che, per esempio, come il medico del Dalai Lama, che non segue la medicina occidentale, peraltro, gli dice: Hai necessità di mangiare un tot di carne, questo tipo di carne, ogni tot, per essere vivo. E in Shabkar vediamo che ci possono essere, esserci delle concessioni. Cioè, un essere come il Dalai Lama, che è così di grande beneficio a tutti gli esseri, è importante che rimanga in salute e vivo a lungo. E quindi lì può essere fatta una, concezione, una concessione. Ma questo non autorizza tutti a mangiare carne ogni volta che lo vogliamo. E con questa scusa, ogni volta che si va al ristorante, ah, si va carne, ogni volta che vado al macellaio si va carne. No? E poi magari ci capita, perché noi non so, parliamo e Alexa ci sente, e quindi ci capita il post no, de, di essere animali o di animal equality che ti fa l'ultima indagine oppure guardi, no? Rai 1. Aspetta, gli allevamenti italiani, perché sapete, tanto, tanto tempo: ah sì, ma questi sono gli allevamenti intensivi, ma in Italia non è così. Ma noi abbiamo le eccellenze italiane, e invece questi entrano negli allevamenti italiani e ti mostrano lo schifo che ci andiamo a mangiare. Animali annegati nel, nei loro escrementi che vivono al buio, imbottiti di antibiotici perché altrimenti si ammalano, come non so che cosa, interferenze ormonali. Che causano problemi di salute a noi. E allora dici, eh, vabbè, e forse allora no, salute no. E, e ti cominci a comprendere quanta sofferenza ci sia dietro. Perché in Tibet una volta quando dovevano mangiare l'animale, come i nostri contadini, fino a 60 anni, 70 anni fa, lo facevano pascolare e poi lo sgozzavano. Andavano a caccia e gli sparavano, ma prima aveva fatto una vita etologicamente corretta. Da quando invece è nata l'industria della carne, ed è nata in un preciso momento in cui negli Stati Uniti il presidente ha detto, um, noi riusciamo a produrre molto più mais e, e molti più vegetali di quelli che riusciamo a consumare. Il nostro obiettivo deve essere quello di, di produrne tanti per venderli, e, però come facciamo a venderli se nessuno se li mangia? Cioè non possiamo, no? Produciamo troppo. Eh, a un certo punto, ah però... Se invece di farti mangiare un chilo di mais, ti faccio mangiare un chilo di carne, per produrre quel chilo di carne saranno necessari 150 kg di mais. Ah. Ecco cosa dobbiamo fare. Convincere la gente che mangiare carne e bere latte è cosa buona per la loro salute, perché li tiene in forza, in vigore. E questo è quello che è successo. E quindi ha cominciato ad esserci una triangolazione tra il governo, la lobby dell'industria della carne, e l'industria agroalimentare farmaceutica. Perché poi il cerchio si chiude quando una popolazione malata ti chiede le cure. Bingo. Spaventoso. Ora, la cosa sulla quale però vorrei che noi tessimo lì la testa è questo: non è che c'è un individuo o un pool di individui che si riuniscono e, dic e dicono come possiamo, come um, posso dire, in, in modo da. Cioè, da, visto che siamo in questo. Come possiamo uh, prenderci gioco delle persone? Non è questo. Le persone formano uh, sistemi più, gra più grandi di loro. Per cui tu ti trovi molti uh, bancari che in banca sanno perfettamente che ci sono delle logiche che purtroppo vanno contro quello che ha messo le controcorrente, ma non ci fanno nulla, continuano a lavorarci, loro lo sanno. Però hanno creato dei, delle forze e dei sistemi che sono più grandi. E li inglobano, e quindi non c'è il singolo che possa fare qualcosa. Quello che abbiamo creato ci domina alla fine. E quindi in tutto questo ci rendiamo conto di quanto gli animali soffrono e anche lì andiamo in confusione. Cioè il dilemma, il problema, poi, alla fine, del buddista praticante è che dice: Io voglio operare per il beneficio di tutti gli esseri, però quando mi siedo a tavola ma devo mangiare la cana, devo mangiare o no? Quel maestro la mangia, il Dalai la mangia, quell'altro ti dice di no, quell'altro dice che invece è meglio essere vegano. Ecco, in questo libro possiamo dare, provare molte risposte, molte risposte non per giudicare i nostri compagni di Dharma. Perché lo strumento, diciamo, a cui dobbiamo stare attenti, che può diventare questo libro, e non dobbiamo usarlo in questo modo, è dire, tu stai sbagliando, guarda, ti leggo questa cosa qua. No, questo è uno strumento di autoindagine. Quello a cui dobbiamo stare attenti è il nostro percorso di Dharma. Ognuno è al punto in cui si trova. E quindi io mi devo chiedere, ma nella mia, nella mia pratica quotidiana, quanto è coerente quello che mangio con quello che decido di praticare? Posso fare una scelta differente? Questo è. E quindi confusione. Con questo libro noi dipaniamo un sacco di confusione. Abbiamo l'autorevolezza di un maestro come Shabkar che ci smonta anche diversi um, pensieri no? che da buddisti potremmo fare o che potremmo sentire no? da parte di altri. E quindi torniamo al discorso degli alibi. Cioè questa cosa me la sto dicendo perché in realtà alla fine ho voglia di mangiarmi la bistecca o me la sto dicendo perché veramente è qualcosa che mi sembra un ragionamento logico quanto c'è di egoismo da parte mia, quanto attaccamento alla carne c'è. Per cui, per esempio... Massimo, io so che tu devi andare a riposare, perché lui mi ha detto, guarda, io sono molto stanco, devo andare a riposare, non voglio che tu ti senta obbligato a rimanere qua, sono preoccupato per... Tu puoi fare quello che vuoi quando vuoi, ok? Um. Vi leggo una cosa dall'introduzione, vi dicevo è fatta mirabilmente dall'editore um, di questo libro americano. Quando si parla della triplice purezza, cioè tra gli insegnamenti del Buddha c'è scritto, guarda, puoi nutrirti di carne. Vi ricordate quando Massimo vi diceva delle offerte no? di questi monaci che chiedono l'offerta? La triplice purezza dice questo. È possibile mangiare la carne senza partecipare all'errore dell'uccisore se non si è visto, se non si è udito e se non si ha dubbio che l'animale in questione sia stato ucciso con il preciso scopo di procurarsi del cibo. Diversamente, mangiare carne sapendo che l'animale in questione è stato ucciso per il proprio, per il proprio pasto stabilisce una complicità con l'uccisore e una condivisione dell'atto e ciò genera un karma negativo pari all'uccidere. Il principio della triplice purezza, come molte direttive etiche del Buddha, era dettato dalle circostanze, quindi attenzione a questa cosa qui. Lavoriamo sempre con le circostanze, a seconda di dove ci troviamo. È legittimo che se tu ti trovi in una regione in cui non, non c'è altro cibo e quindi ne va della tua sopravvivenza, è chiaro che potrai mangiare la carne. Però, cavolo, soprattutto in Italia, che abbiamo un'abbondanza di cibo vegetale. Incredibilmente buono, lì possiamo chiedercelo se facciamo bene o no. Circostanze. In questo caso, quelle dei monaci erranti che ottenevano il proprio cibo quotidiano, quotidiano meditando. Questa pratica, seguita ancora oggi dai monaci Theravada in Thailandia e altrove, viene praticata secondo un rituale semplice e bellissimo. Solitamente in un'atmosfera di totale anonimato. E quindi c'è tutta questa cosa qui. E però Valerio ci ha fatto riflettere: ma quando io vado a pagare il macellaio o il ristorante, chiedendogli, chiedendogli il piatto di carne, sto in realtà partecipando alla sua uccisione, perché non sto chiedendo ad una porta, busso a casa, e dico, oh, mi date da mangiare, eh, guarda, questo abbiamo. Io sto pagando un'industria che prevede l'uccisione di questi animali e quindi, ovviamente, ho questa implicazione così come quando la Ordino al supermercato, la, scusate, la ordino al ristorante. I versi conclusivi di Shabkar sono questi: preghiamo il nostro maestro, il Buddha, visualizzandolo sulla cima del nostro capo, affinché ci benedica perché possiamo avere la forza di mettere in pratica questa istruzione, cioè non mangiare carne. Visualizziamo un flusso di nettere che discende e ci purifica versi conclusivi, vi leggo soltanto la prima parte poi ce ne sono altri che soprattutto i praticanti buddisti possono far molto bene leggere Buddha della compassione, rifugio per tutti noi che con la tua saggezza chiara e profonda percepisci i tre tempi passato, presente e futuro con amorevole benignità consideri tutti i viventi come tuoi preziosissimi figli tutti i viventi come tuoi preziosissimi figli Rimani per sempre sulla cima del mio capo e benedicimi. Mangiando la carne e il sangue degli esseri che sono stati i nostri genitori, questo forse va spiegato per chi ci sta ascoltando, per chi non ha dimestichezza con gli insegnamenti buddisti, la nostra condizione di esseri umani oggi è molto fortunata. Nelle vite precedenti siamo stati animali e siamo stati qualsiasi altra cosa, perché questo dura da tempo senza inizio. Quindi qualsiasi altro essere... Andando indietro in questa catena di miliardi di anni, di infiniti anni, è stato certamente infinite volte nostra madre o nostro padre. Peraltro, nella psicologia buddista è molto importante comprendere questo. Tanti monaci tibetani erano bambini quando venivano portati in monastero. E qual era la figura per loro più importante da bambini? La loro mamma. E quindi nelle loro meditazioni per provare compassione per tutti gli esseri, loro dicevano, ma questo essere è stata mia madre, quella che io ancora ricordo con affetto, che non vedo da anni, che mi ha nutrito, mi accarezzava la testa e quando mi facevo male mi consolava. No? Quindi quel genere di amore io l'ho avuta da questo essere che è qui davanti, da questa cavalletta, da questo yak, da questa lepre. Ecco come venivano educati a rispettare tutti. Mi ha curato così tanto bene. Perché devo continuare? Perché, non, perché devo trattarla con indifferenza? Quindi mangiando la carne e il sangue degli esseri che sono stati i nostri genitori, questo cibo nefasto rafforza il desiderio, che è la radice del samsara. Perché voglio mangiare carne per desiderio, per attaccamento. Distrugge la compassione, che è la radice del Dharma, degli insegnamenti. Quindi nutre la compassione, distrugge, nutre l'attaccamento, il desiderio e invece distrugge la compassione. Pertanto, ripeto, qui di nuovo con versi e canti armoniosi tutti gli errori che derivano dal suo consumo. E comincia un canto e ve lo leggete, è molto, molto carino, molto bello. Ehm, nel libro l'acome di Shabkar scende anche in grandi particolari no? cioè non è che ci dice soltanto oh, ma mi do queste indicazioni scende nelle obiezioni, nelle, nelle cose che possiamo pensare E per esempio qui dice la circostanza cui, in cui è consentito mangiare carne è la seguente secondo il Pratimoksha um, è permesso mangiare carne quando si fa un viaggio lungo diciamo dal Kam al Tibet centrale e quando non si trova lettera letteralmente nient'altro di cui nutrirsi al punto che non mangiandola si rischierebbe di morire. Analogamente si potrebbe essere gravemente malati, fortemente debilitati, prossimi alla morte, così che la propria vita dipende dall'assunzione di un po' di carne. Nel contesto dei voti del Bodhisattva, è vero che qualora un Bodhisattva dimorante sui terreni della realizzazione morisse, si estinguerebbe la luce della dottrina. Mentre se vivesse a lungo ne deriverebbe un grande risultato positivo per gli insegnamenti e per gli esseri. Pertanto, quando certi grandi maestri invecchiano e hanno bisogno di riprendere le forze, viene permesso loro di mangiare carne. Inoltre, nel contesto del mantra segreto, cioè il Vajrayana, gli yogi che hanno ottenuto certezza negli stati di generazione e della perfezione hanno il permesso di consumare carne durante il Ghana Chakra. Come mezzo per sviluppare la realizzazione di beatitudine e vacuità e così via. In breve, mangiare carne è accettabile quando sussiste una ragione rilevante in termini di benefici per se stessi e per gli altri. E questo è un piccolo pezzo del suo trattato che troviamo in, in questo libro. E fondamentalmente dice: lo ripeto, la necessità supera il divieto quando è necessario. E da qui poi parte a fare altri ragionamenti. Sull'ultima sull parte, la parte che ho scritto, um, vado più invece sulla, su quello che mi è capitato in tutti questi anni, no? parlando con amici, dibattendo su questo e scontrandomi con le mie stesse convinzioni. No? Quindi, alcuni degli alibi sono gli animali non hanno una coscienza, l'abbiamo già visto, è necessario per, uno, per la nostra salute, l'abbiamo già visto. L'altra obiezione che ci fa, non so cosa ne pensate voi di questo, è. Chi mangia vegetali distrugge ugualmente la terra. Avete mai sentito questa cosa qui, no? Cioè, l'ultima volta ho sentito Fabio Volo, no? che diceva questa cosa qua. Però, se io vado a mangiare la quinoa, vado a prendere delle, delle popolazioni che sono in Sud America, e poi deve fare il viaggio con l'aereo. Ma chi ti ha detto che devi mangiare la quinoa? La pasta e fagioli, la puoi mangiare o no? Grano saraceno. Puoi mangiare tante altre cose che non abbiamo qui. Posto però che se mangio quinoa comunque l'impatto sull'ambiente è comunque drasticamente inferiore rispetto a quando mangio un po' di carne. Per cui, a proposito del cammino degli animali a cui ha accennato Valerio, ogni anno si tiene il cammino degli animali che va da Assisi a Roma e portiamo il messaggio di San Francesco in giro. Perché il messaggio di San Francesco è universale. La mazzopa amava San Francesco. Amore per tutte le creature. Bene, portiamolo in giro, no? Perché proprio nella terra di San Francesco è buffo, no? Amore per tutte le creature, amore per tutte le creature, tutti a giri tra le strade di, di Assisi, e vedi un sacco di negozi con gli animali appesi, morti. così. Che cosa avrà l'impatto a San Francesco? A dire le preghiere, no? Quindi, è, è da come è nata questa cosa, poi del cammino? E il Papa si è chiamato per la prima volta nella storia Francesco, cioè Francesco, Francesco, diamogliela a dire, dai. No, tu, Francesco, papà cioè, dacci una mano no? con questa cosa e lui mi ha detto quando l'ho incontrato per la prima volta in questa assemblea generale dove eravamo 27.000 persone gli ho potuto stringere la mano e parlargli per 30 secondi e lui mi ha detto hai ragione su questo, hai ragione, però no, poi se n'è andato basta, cioè, non l'ho più rivisto, fammi una chiamata gli ho detto, niente chi l'ha più sentito no, e quindi due anni dopo, tre anni dopo c'è stato il sinodo dell'Amazzonia cioè lui è molto dispiaciuto per queste popolazioni che vengono cacciate dai loro territori nativi, sono loro da migliaia di anni. Ma perché vengono cacciate? Vengono cacciate per fare spazio. A che cosa? All'agricoltura intensiva. E a che cosa serve l'agricoltura intensiva? Per il 70% è destinata all'allevamento intensivo. Allora, questo è Francesco. Dai. Non dobbiamo mangiare carne. Cioè, se non vuoi che queste popolazioni vadano via, dobbiamo smettere di mangiare carne. Ogni volta che è possibile, ovvero quasi sempre. E in questo modo quindi facciamo, diamo una mano grossa, non soltanto agli animali. Questo è interdipendenza, cioè comprendere la legge del karma. Non è, non è quella cosa che tu dici hai sbagliato. Avete presente sui video su internet, instant karma, no? Quelle cose lì, che uno fa una cosa. Non è, non è quello, non è una legge che ti punisce. Karma è come ogni azione porta ad una conseguenza e si susseguono in catene lineari e non lineari di causa ed effetto. Interdipendenza è questo. Per cui quando io mi vado a mangiare, cos'era la Bresaola? No, scusatemi, lo speck. Lo spec che io mangio in Trentino ha una connessione con l'Amazzonia. Per tutta una serie di, cioè loro, quella carne è lì è collegata a quello che facciamo in Amazzonia. Quindi prendere coscienza di come funziona la biologia. Il, io sto leggendo questo libro con la mia mano, che è formata da un tessuto, ossa, muscoli interdipendenti tra di loro, con tutta una serie di. Funzioni interdipendenti tra di loro. Questo è quello che ci viene richiesto: di allargare la nostra visione, di comprendere come una nostra azione abbia un riverbero, sia causata dalle nostre intenzioni, da come siamo stati educati, no? da anche, dai nostri attaccamenti, e abbia un riverbero da tutto il resto. Ecco come pian piano si giunge a queste cose. Questo è comprendere la legge del karma. Non è ripeterci da praticanti, sempre il karma, il karma, il karma. No, è come lo applico come vibra nella mia vita. Eh, L'altro punto, anche le piante soffrono. Questo è, anche le piante soffrono. Qui andiamo a soliticare un po' la Mancuso, no? non so se qualcuno di voi se seguirà forse Stefano Mancuso, uno dei più grandi conoscitori di cognizione delle piante al del mondo, e lui ti dice, mangia le piante, tranquillo. Okay? Voglio essere molto breve con questo. Il Buddha è morto a causa di un'intossicazione di carne di maiale. Io non so se questo è vero, però dobbiamo comprendere che il Buddha aveva ricevuto quel carne sempre con la triplice purezza: non pagando un a un supermercato la carne o dicendo al ristoratore: Voglio un piatto, voglio una bella fiorentina. E altri invece dicono: Mi ciberò dei vitelli felici. Cioè. Molti animali destinati alla produzione di cibo vivono liberi, mi ciberò di quelli. Allora, questo però è usato anche da chi, perché questo spesso me l'hanno detto, no? L'ultima volta era proprio in un centro di Dharma, ho detto: Ma sai, questa cosa, eh, sì, però ci sono anche gli animali che vivono lì, sì, ok, ma tu la carne che ti metti tutti i giorni nel piatto da dove arriva? Da supermercato, non dagli animali liberi. E poi, ma quando tu prendi quell'animale lì? E lo leghi e lo porti via e lo porti nella filiera che lo condurrà alla morte, soffra indecibilmente non muore mica felice. L'altro alibi è: ho trovato, mangio pesce. Pesce, ok, va bene, noto queste cose qui, eh, no, anche lì abbiamo un grosso problema. La maggior parte, il grosso problema che noi abbiamo di CO2 è data prevalentemente non dalla deforestazione, ma dal fatto che dreniamo e ci prendiamo tutti questi pesci. Le balene hanno una grandissima capacità di tramutare CO2 in ossigeno. E quindi anche qui dobbiamo... E poi anche i pesci soffrono, anche se forse noi non abbiamo la, la, la capacità di leggere le loro emozioni. Soffrono un sacco anche loro. Per la nostra salute invece sono pieni di metalli pesanti e quindi occhio. E vabbè, ne volete ancora? Sì, volete ancora altri alibi? Non volete? Una volta mi hanno raccontato di Kalurimpoce, no? Eh, che lui, Kalurimpoce era un grande maestro della scuola Kagyu. e una volta era al ristorante e stava mangiando una bistecca, no? Quindi dalla cultura tibetana mangiava la bistecca. E tanta gente... Um, Attorno al suo tavolo, che era, arrivato lì, era arrivata lì per sentire i suoi insegnamenti? No? lo guardava stranito, quasi come un barbaro. Diceva: Ma questo qua ci viene a parlare di compassione, però guarda come si mangia la bistecca, allora lui sape sapeva questa cosa qua, la solleva il, la testa, li guarda tutti e dice: Voi che pensate che io sia un barbaro qui che mangia questa bistecca, dovreste chiedervi quanta sofferenza c'è nel, nella vostra bustina di tè. Sofferenza, una bustina di tè interdipendenza. Per fabbricare quel tè, per fare quel tè, hanno arato dei campi. Moltissimi esseri sono morti per questo. Allora, questo aneddoto a me fa capire quanto lungimirante e grande fosse questo maestro nel dirci che la tua sola esistenza, per il fatto soltanto che tu respiri e ti vesti, questo implica la sofferenza di numerevoli esseri sichirato quando c'è questo. Inoltre. Non giudicare. Non significa, a mio parere, figuratevi, mangiatevi tutta la carne che volete. Soprattutto oggi con gli allevamenti intensivi. Quindi, insomma, ho scritto, ho scritto delle altre cose, però insomma, mi fermo qua, perché vedo che insomma, è, è già tardino. Domande, passiamo alle domande, se ne avete dubbi, obiezioni, magari anche le cose che vi sono venute in mente perché vi sarà venuto anche a voi di dire ogni tanto "ma faccio bene o faccio male? Ho no, mangiato questa carne o" Provo a sintetizzare in modo che sentano tutti anche a casa. Um, la considerazione implica questo, ma dal momento che noi siamo comunque vivi e il nostro essere vivi implica l'uccisione di tanti esseri. Perché devo astenermi dal mangiare la carne di uno più grosso o di uno più piccolo se sempre comunque lo devo ammazzare? E qui ci sono due cose che dobbiamo comprendere. Una è che l'uccisione di un animale grosso in realtà implica molte più uccisioni di animali più piccoli. Cioè, per dar da mangiare a questo, non so, eh, manzo che decido di mettermi nel piatto, in realtà devo arare molta più terra, molto, quindi molti più esseri verranno ammazzati. L'altra cosa, però, è quello che ci dice Amazoparin, cioè... Speravo di avere qui un altro documento, ma con quello che ho preso faccio un po' più di fatica perché non ho evidenziato i passaggi. Vediamo se lo trovo. Eh. Aspettate un attimo. Dunque, ehm, avevo scritto una lettera alla Mazzopa e lui mi ha risposto con una serie di, di indicazioni da dare alle persone. Ehm, lui dice, sapete, gli, gli scienziati occidentali hanno scoperto migliaia di diversi tipi di formiche. e tutti loro sono stati nostre madri in passato. E poi, purtroppo questa lettera è un po' lunghetta, cerco di riassumere la parola, se, cioè, se avete tempo, se volete ve la leggo tutta, però cerco di sintetizzarla, poi se volete mi dite. Lui dice, um, anche l'essere più piccolo è molto caro a tutti i Buddha, molto, molto caro, e salvare la vita di un, un brico e metterlo di lato, per strada, cercare di essere gentili con tutti questi esseri, questo produce molto karma positivo e fa in modo che noi possiamo avanzare molto velocemente nel Dharma. Ed è questa un'offerta, l'offerta più gradita ai Buddha. Avete presente quando noi facciamo l'altare, noi facciamo tutte le offerte. Cioè lui dice l'offerta più gradita ai Buddha è questa, è risparmiare quella vita lì. E l'invito che fa è quello di essere in contatto con, cioè suscitare in noi questa compassione, svilupparla nel modo più forte possibile, di fare il nostro meglio con le condizioni che abbiamo. Questo è. Fare il nostro meglio con tutte le condizioni che abbiamo. Mentalmente, cioè quindi per tutti gli esseri, perché non riesco a contattarli tutti fisicamente, con la voce, con le parole, con i mantra e con le azioni. Su tutti questi, questi piani qui, il meglio che possiamo. E dal meglio che possiamo possiamo ricavare anche una un modo di progredire da domani in poi cioè se l'interrogativo questa sera per molti è cosa faccio da domani è essere compassionevoli nei nostri confronti e compassionevoli nei confronti degli animali non partire da troppa rigidità perché ho visto tante persone diventare vegane sacrificarsi molto e rompere le balle al resto del mondo perché se mi sacrifico io non vedo perché tutti quanti non dobbiate fare la stessa cosa quindi il punto è ma quando questo è un moto che effettivamente viene da dentro questa cosa della compassione è una cosa che mi ripeto sempre, tutti gli esseri, no? diventa una roba mentale che poi mi sforzo di mettere in pratica oppure mi ascolto un attimo. Cosa provo quando vedo un animale che soffre? Quando guardo il mio piatto, questa è una, è una cosa che lui dice, dice qui, l'ho scritto anche nel libro, lo trovate come l'ambientità chicco di riso. Lui dice un solo chicco di riso, per produrre un solo chicco di riso, e su nessun chicco di riso ci sono dei microorganismi anche soltanto lì e per produrre quello deriva da una catena di altri chicchi di riso per generazioni e generazioni e poi e que tutti quelli che l'hanno coltivato che sono stati sotto il sole e hanno lavorato così tanto alcuni vengono anche sfruttati per questo alcuni sono morti per questo e poi le loro case chi gliele ha costruite i loro genitori e chi li ha vestiti e quindi da lì tutta una catena per cui tu ti rendi conto che da un solo chicco di riso tutti gli esseri sono coinvolti. Quindi, quando porti questo chicco di riso alla bocca, dice lui, non c'è modo, se ragioni in questo modo, di non essere grato e di non provare compassione per tutti gli esseri. Io credo che sia questa la cosa. Ogni volta che noi abbiamo qualcosa davanti e, e nel nostro piatto ci chiediamo quali implicazioni ha portato questo cibo qui. Quindi, chi ci ha lavorato, gli animali che sono eventualmente morti, se mi sto mangiando della carne, quindi metto lì e ho un pensiero compassionevole per quell'animale. E pian piano, pian piano, attraverso questo faccio sempre più il collegamento, fino a quando arrivo a un certo punto che dico: carne, no, grazie. Non perché me lo autoimpongo perché devo essere un bravo praticante, è perché non mi va più. E noi, come sistemi viventi, procediamo per oscillazioni. Per cui è vero che alcuni di noi prendono una decisione da quel momento in poi, per anni, non mangiano più carne. Per altri succederà un'altra cosa. Non la mangio per un po' perché non mi va, poi c'è la grigliata con gli amici quella volta lì, e allora l'assaggio. E lì possono succedere due cose. O dico, che buono, e quindi poi mi mangio ancora un po' di carne, e poi però dico, ah no, aspetta, adesso faccio una pausa perché non mi va più. Oppure quello che succede. Tra poco vi spiego anche perché succede: che uno dica: ma non me la ricordavo così, non mi piace. E allora ti aiuta anche questo e ne mangi sempre di meno. Cosa succede quando noi ci disintossechiamo dalla carne? Succedono due, due cose. Uno è che i nostri percorsi neurali cominciano a, ad avere un ricordo della carne, ma um, si abitano ad altri tipi di cibo. E come nel, nel caso degli odori, avete presente quando, quando le persone diventano sommelier? Raffinano il modo di sentire il, il vino e ci, si formano nuovi percorsi neurali nella loro mente. Quindi una delle cose che succede è che tu cominci ad apprezzare di più altri cibi che quello. Si affievoliscono i circuiti neurali associati al piacere della carne. L'altra cosa che succede è che cambia il microbiota intestinale. I microbioti intestinale sono una serie di batterie e funghi che ottengono in equilibrio il nostro sistema immunitario e che ci fanno desiderare di mangiare delle cose. Voi non so se lo sapete, i funghi sono pazzeschi da questo punto di vista. I funghi fanno cose tipo questo: prendono un insetto, se lo mangiano e lo, lo, met, lo rendono ancora lì, li fanno liberare tutte le spore. Quello lì è già morto. I funghi quello che fanno è che si impossessano del nostro modo di pensare e cambiano i nostri gusti. Per loro, perché loro vogliono mantenere una certa popolazione e ti fanno desiderare alcuni cibi. Quindi tu pensi che sia tuo voler la carne, in realtà è il tuo microbiota. Allora bisogna rieducare il nostro organismo alla salute. Ecco quanto è importante mangiare il cibo che ci diceva Irene. A un certo punto, quindi la carne comincia a dire: Ah! Poi guardi gli effetti: che hai sete dopo, ti vengono i brucioli di stomaco, la notte non dormi. Cioè, okay, ne ho abbastanza e pian piano le elimini. E quindi fai un favore a te, e anche agli altri. E tutto parte dalla uh, consapevolezza che ci richiede la Mazzopa, no? Perché per tutti gli esseri senzienti abituati a fare azioni, non a pensarlo. Tutti gli esseri, tutti gli esseri, tutti gli esseri, poi il moscerino lo schiacci, no, prendo cura, meglio che posso, di tutti. Non ci viene richiesto di camminare. Così a, a, di sì. fluttuare, no? Ok, sai già che li ucciderai. Alcuni inevitabilmente, però abbia un pensiero gentile nei loro confronti, no? e Quindi quando mangi oh, osserva un attimo quello che c'è nel piatto, piuttosto che soltanto semplicemente benedire. Il punto vero è che la tua mente comprenda quali implicazioni hanno portato quel cibo lì davanti a te in modo che tu possa veramente espandere consapevolezza. è questo quello che pian piano ci porta a mangiare meno carta. Altre cinque minuti per le domande e poi sì. Mm -hmm. Eh sì. Certo. Mi ricordi il tuo nome? Tiziana. Allora Tiziana ci chiede: io ho un cane, al mio cane do da mangiare carne, io non la mangio, però la compro per lui. Ed è, un è un paradosso questo. È vero. Sì, scusami. Bravissima. Cioè, se io adottando un cane, io mi metto in casa la causa che fa aumentare i dati di vendita, che ci porta poi a far produrre più carne. Giustissimo, grazie Tiziana. È la mia risposta: la mia risposta è veramente tanto intelligente. Non lo so. È un dilemma anche per me. Io sono un grande amante dei cani e i cani mangiano carne e io e i miei cani do da mangiare carne. Ora, devo dire, ultimamente questo punto interrogativo che negli anni mi sono portato avanti comincia ad avere un po' più di chiarezza. Per cui vi, vi spiego un po' come, come qualcosa che può aiutarvi a fare dei ragionamenti. Il punto numero uno è che noi siamo abituati a pensare ai cani, noi in Occidente, in Italia, o in giardino alla catena, o con i pastori, se ci va bene, oppure nelle nostre case. Ci sembra che questa sia la condizione normale del cane, tanto che il randagismo lo chiamiamo piaga, no? la piaga del randagismo. E invece non è così. Cioè il randagismo è la condizione normale, naturale del cane nel mondo da centinaia di da decine di migliaia di anni. Attualmente i, la maggior parte dei cani nel mondo vive libero, vivono liberi questi cani. La condizione del PET, cioè del cane che noi ci mettiamo in casa, che è un nostro compagno, è anomala. Pochi cani vivono in questo modo. Peraltro c'è un'evoluzione rispetto al PET. Il PET è cane da compagnia, ti metto in casa perché io voglio. Mi piace la razza. Voglio compagnia, voglio che i miei figli crescano con, con il cane. Ti accarezzo ogni tanto. Sto poco attento ai tuoi bisogni. Il cane compagno è un'altra roba. Il cane compagno di vita è quello a cui tu vuoi talmente bene che vuoi comprendere come pensa, cosa sente, dove ti conduce. Cioè gli lasci uno spazio di titolarità per cui ti, ti fai in modo che lui sia lui ad insegnarti delle cose da cane. Ed è qui che la tua coscienza si espande. Questo, secondo me. È una nuova condizione degli esseri umani, cioè l'essere umano che stringe alleanza con gli altri animali, che va oltre l'utilità, è l'essere umano è più voluto. Per me, no? siamo, i filosofi dicono, siamo in questo caso qualcosa che non siamo mai stati prima. Se l'animalità prima era tutto ciò che non è umano ed è assimilabile alla bestialità, agli istinti, alla cattiveria, a queste cose qui, l'animalità oggi è fare stretching così tanto con la nostra mente in modo da andare ad abbracciare le altre forme di vita, comprendere come vivono e stringere un'alleanza con loro che ci faccia crescere come esseri umani. Comprendendo quindi che gli animali, la condizione normale del cane nel mondo è quella di um, randaggio, diciamo così. Poi ci sono i cani randaggi, ci sono i cani selvatici, i cerinelvatichiti, i ferali, cioè che non hanno contatto con l'essere umano. Il cane nasce, questo è l'altro ragionamento: nasce perché i lupi meno refrattari al contatto umano si aggiravano attorno ai nostri villaggi, hanno cominciato a mangiare i nostri avanzi. Poi cominciavano questi lupi ad avere maggiori chance di sopravvivenza, facevano una cucciolata. Nella cucciolata sopravvivevano soprattutto quelli che erano meno refrattari agli esseri umani. E così, pian piano, i lupi sono diventati cani. La pressione selettiva nostra è arrivata molto dopo. Non abbiamo creato noi il cane perché abbiamo cominciato a selezionare. Quindi erano fondamentalmente spazzini i cani. Spazzini sono i nostri avanzi. Per cui tante persone hanno cominciato con successo a dividere: cioè a persone che non mangiano carne, anche persone che mangiano carne, a dire: Io metto nella ciotola del cane la stessa cosa che preparo per me. Non gli avanzi inteso quindi come il pane e l'acqua, non, non inteso quello. Cioè, faccio un po' di più per me e ne do un po' di più animale. Devo stare attento però a non mettere cipolla, che è tossica, la cioccolata, l'uva, ecco, queste, questi sono i tre elementi proibiti. Per il resto comincio a chiedermi questo. E allora io ci provo a casa mia, quindi metto un po' meno carne, un po' più quello che cucino per me, no? vedo come va. E però devo stare attento alla salute del cane, perché se questo produce problemi di salute devo tornare indietro. E quindi la mia ricerca è, è fatta in questo modo. Però mi sono chiesto tante volte: ma io in futuro vorrò adottare cani se questa è la condizione, visto che poi faccio male agli altri esseri? Perché per me che il mio cane, quello che il mio cane mangia conta esattamente quanto lui. Ha sofferto, soffre esattamente quanto lui. Non è che il mio cane vale di più. Ecco il mio punto interrogativo: cosa farò in futuro? Non lo so. E quindi grazie no, per la riflessione, però è giusto, e dobbiamo anche secondo me a volte rinunciare a dover per Forza, capire e giungere a conclusioni subito. A volte non abbiamo una, una, un ragionamento che ci, fa, ci conduce subito ad una conclusione, quindi, è un po' come i filosofi. I filosofi sono una bella, una bella specie, sono molto longevi. Perché il filosofo se ne va a letto alla, alla fine della giornata e dice: no, Quella cosa, là, manaccia, come era? E si sveglia con quel cruccio, no? E hanno delle vite molto lunghe. Ecco, secondo me, noi. Dobbiamo fare a volte queste. O oggi noi i social, i TikTok, i, i video, ci subito vogliamo giungere a delle conclusioni. Ho capito questa cosa qui. Però, come dice Chandra Candiani in, in, in un suo scritto, um, l'assillo del dover capire equivale ad un atteggiamento di riduzione al già noto, già lo so. E riusciamo ad ascoltare, essere in ascolto di noi stessi e degli altri solo quando tolleriamo di non capire. Non è che devo capire tutto, posso stare anche con questo. E allora, in questo caso, um, l'invito è: non fermiamoci a dire, vabbè, sì, è un cane, lo devo prendere, quindi gli devo dare da mangiare le sue cose i suoi animali, peggio per gli altri animali. Non ha granché senso. Grazie. Samsara. C'è poco da fare. il cesto di insalata quanti insetti muoiono? Cioè, possiamo essere vegetariani, vegani, quello che ci pare, ma non si scappa. Quindi ci possiamo rilassare da questo punto di vista. Cioè, non, poss non possiamo battere la testa del muro. Quindi, cioè, noi uno. A mio parere deve cercare di fare tutto quello che può e a maggior ragione chi, ha, chi, chi, chi tiene cura dei cani e le ama, deve anche amare il cibo che dà a questi animali. Quindi pregare su questo cibo che dà agli animali, professore. Prendi nota. È importante, è importante questo perché, perché a quel punto. No? Noi facciamo la liberazione, oggi la liberazione degli animali, gli animali questi ovviamente viventi, però poi quando diamo il cibo, se quel cibo lì possiamo benedirlo, no? Quello stesso cibo, quello stesso animale che è morto, no? Quindi che va da, viene dato in, in pasto al nostro cane, può avere una rinascita fortunata. Questo è anche un'altra cosa che va integrata nella pratica. Cioè, e per il resto, cioè veramente. Cioè, bisogna trovare, dobbiamo trovare il massimo, però non possiamo trovare. La perfezione c'è cioè, solo un'altra parte. Quindi noi dobbiamo essere molto saggi, non è che questo sembra banale. Scusate, scusate. Grazie. Quindi, Sansaro significa, siccome siamo sempre alle prese con la sofferenza, la cosa più importante di tutte è mirare alla guarigione definitiva. Alla liberazione definitiva. E quindi ancora grazie, istituto l'Amazon K, Massimo, Venerabile Massimo, Valerio, Direttore, Lucia, eh, la presidentessa che è qui, e Manu, sempre attivissima per le questioni degli animali. Grazie infinito di averci ospitato. Buonasera a tutti. Per chi fa il ritiro di Animalness, vi prego fermatevi un secondo perché ci organizziamo per domani. Per tutti gli altri, grazie. Sì, abbiamo i libri qui. Chi voglia comprare il libro?